Nusim bari chue, chitin dadi chume, nusim nervuse se, nusim pagiuse me. We are in the panificio, which is a bakery in Bari called Fiore, and they've just won the prize for the best focaccia in Italy, at Fico, Italy, in Bologna. Ok, preciso, tutto chiaro. Da dove are you from? I'm from Holland. Come la spieghi la focaccia? It's impossible to explain focaccia. If you don't taste it, bisogna mangiarla. You have to eat it, definitely. If you come to Bari, come here to Panificio Fiore and you will have a wonderful experience. Attacca Bastia, siamo a Spiri. Cosa do Sam, io me che paese. Non ha usato, non. Cioè tu lo mangi la focaccia? Però raramente trovo una focaccia fatta in casa di qualche amico, qualche amica che vado in casa, me la mangio. Perché altrimenti non la mangio? No, perché non ho... Ma nemmeno la tua? Neanche la pizza mangio, perché lavoro la mattina e sera con la massa e sono un nauseato. Cioè questa è la notizia? Sì. La fai ma non la mangi? Non la mangio. Che cos'è questa? La focaccia barese. Quella che lei non vuole mangiare ma che è buonissima. Sì. Ecco, l'ha sentito, l'ha sentito Antonio. Adesso ci deve fare l'assaggio in diretta, eh? Ci deve fare l'assaggio in diretta e ci deve dire. Grazie. Ha visto? È pure generoso, eh? Altro che. Due robe. La fa bene e sbalda a non amarla. A non mangiarla. Ma lui non sa quanta ne fa e quanto sei nauseato. Comunque la sua, dicono, è la più buona d'Italia. Per questo stiamo qua. Ci sta. Ci credo. A posto, da dove arriva? Dal Veneto. Dal Veneto, fanno la focaccia buona in Veneto? Non così. Non così, eh? Ecco, hai visto tanto? Cosa do stam, io me che paiso, non cresce l'erba, ma sto nelle pariso. C'è un segreto. Esiste. La focaccia? No, non esiste un segreto, dipende sempre da come la fai e come... Ho visto che la massaggiavi per bene. La lievitazione, ognuno c'ha la sua. Quanto lievita la tua? Io gli do due lievitazioni. Per quello è soffice. Poi dipende pure dal clima, il posto dove la fai, l'acqua, tante quelle cose. Pomodoro? Pomodoro, non usiamo pomodoro fresco e olio buono. Chiaramente se usi prodotti buoni, il prodotto ti esce buono. Se poi usi una via di mezzo, dipende sempre quello che metti dentro. Nel vostro caso di padre in figlio, così? Dal nonno. E la focaccia è rimasta quella? Ah, è cambiato un po' perché chiaramente all'epoca non esisteva, c'era il periodo del pomodoro. Adesso il pomodoro lo trovi costantemente, tutti i giorni dell'anno. E chiaramente come la frutta, come non è più il sapore di una volta. Del grano era puro, mo li vanno a mettere qualcosa è cambiato, però per essere ancora la migliore d'Italia, però, secondo la giuria, grazie a Dio diamo un prodotto buono. Poi abbiamo un forno antico del 1912 che ancora va a legna e ha spalmato la guerra e tante persone. Cosa ti chiedono soprattutto? La tradizionale, no? Sì, la tradizionale. Pomodoro. Pomodoro, quella. Noi diamo qua solo quella. Solo. Vuoi vedere? Quale turista piace soprattutto la focaccia? Molti cinesi. Ai cinesi piace la focaccia? Sì, tedeschi, australiani. Ne passano? Sì, ne possono, sì. Non cresce le ma solo le varise, simile me che tu continente. Fatima sta